Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Ragazzi, in questo video tanti tanti discorsi, un ringraziamento speciale per alcuni. Andiamo ad affrontare chiaramente il tema partita, un tema importante che sono le distorsioni mediatiche del calcio, dei giornalai che continuano a prenderci in giro, ma andiamo soprattutto a preparare questa partita che è una partita, è un crocevia molto molto importante per la stagione e vi faccio anche un discorso su quello che oggi è il Milan. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio qua rosso. Forza diavolo Ali, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore se non ti ho tradito mai. Oh, dai ragazzi Ali, dai ragazzi Ali, 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 dai ragazzi Ali, Ali, dai ragazzi Ali, sulla mano Ali, dai ragazzi Ali, 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 dai ragazzi Ali, Ali. Noi vogliamo questa vittoria. Noi vogliamo questa vittoria. Noi vogliamo questa vittoria. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione, team Maglie Calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco, codice sconto, Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna ragazzi, team Maglie Calcio. L'eccellenza in tutto quello che riguarda i gadget sportivi, ragazzi. Mi raccomando, link in descrizione. E se avete problemi che non avete Instagram, ragazzi, in descrizione trovate la mia mail. Potete scrivermi sulla mail e lì vi darò il contatto di Francesco. Bene, ragazzi, buongiorno a tutti. Come sapete, ho un grosso problema alla mano, quindi probabilmente appena finirò il video andrò in ospedale, probabilmente, come dice la mia compagna, la mano potrebbe, anzi quasi sicuramente, è rotta e sto aspettando da 2 giorni di andare a vedere sta cazzo di mano. Ma niente ragazzi, sono molto molto dolorante, sono 2 giorni che non dormo di notte, quindi scusatemi se ho la faccia un po' più di cazzo del solito. Ma veniamo subito a quella che è oggi la partita, ragazzi, una partita fondamentale, uno dei crocevia più importanti della stagione. Non so, lo so che non dobbiamo guardare quello che fanno gli altri, ma il risultato di ieri sera rende questa opportunità molto, molto ghiotta, perché ragazzi, il sorpasso, anche se l'Inter ha una partita in meno, comunque va a mettere pressione a una squadra che dimostra di essere in difficoltà, perché quest'Inter dimostra di essere in difficoltà. Non voglio, come vi ho detto, parlare degli altri, però ieri sera abbiamo visto tutti un Napoli molto provinciale, un Napoli che va a tenere il pareggio, un Inter che, se non per episodi nel secondo tempo, rischia di perdere la partita, e se nel primo tempo avesse subito 2 o 3 gol, il Napoli non avrebbe rubato niente. Questo è quello che dice la partita di ieri sera. Poi sicuramente arriveranno 4 interisti a dire che loro hanno dominato. Va bene, se questo è il loro concetto di dominare le partite, ragazzi, meglio per noi, perché se loro le partite le dominano così, vuol dire che abbiamo la strada spianata verso lo scudetto. Ragazzi, crocevia importante perché fra poco sia Inter che Napoli cominceranno con l'Europa.
Un'Europa che diventa pesante in questo periodo, soprattutto per le gare dell'Inter. L'Inter andrà a affrontare due gare con quella che è la squadra più forte d'Europa e forse la squadra più forte del mondo. Nel frattempo, i complimenti al Chelsea, che diventa, seppur in una competizione molto inferiore a quella che era la Coppa Intercontinentale di un tempo, diventa campione del mondo per club. Complimenti al Chelsea e vanno fatti. Perché il Chelsea è una squadra che contro ogni pronostico sta veramente facendo cose importanti. Se non altro, nella scorsa stagione, quella in cui ha vinto la Champions, il Chelsea era l'outsider della competizione. Quindi i complimenti al Chelsea. Allora, ragazzi, prima ho fatto uno short. Dove vado? Poi adesso fra poco daremo la formazione e diremo due cose sulla partita, però prima ci sono due concetti che è importante toccare, anche perché non so se oggi riuscirò a fare altri video, quindi probabilmente questo video sarà un po' lungo. Allora, dopo il rinnovo di Theo, salta fuori subito questo discorso sulla richiesta Monster di Leao per quanto riguarda lo stipendio. Ve l'ho già detto ieri sera in live, intanto grazie a tutti per la live di ieri sera. Ieri sera è stata una live bellissima e mi è dispiaciuto che non c'era lo zio Peter perché avremmo tirato fuori tanti aneddoti importanti di stadio nel corso degli anni. Quindi ieri sera abbiamo toccato veramente dei ricordi, delle partite importanti del Milan e ragazzi, quando si fanno queste cose è dimostrazione che il tifoso vive le partite con tranquillità. Siamo tutti consapevoli della forza del nostro Milan e questo è bello. Non si vivono le partite con apprensione, non si sta col fiato sul collo, pensando che la tua squadra ti debba dimostrare qualcosa. Questo Milan non ha niente da dimostrare. Gli esami per il Milan, per quanto riguarda i suoi tifosi, sono finiti. Questo Milan sta dimostrando di essere forte. Quindi il tifoso oggi vive l'attesa di partite importanti con una certa tranquillità, sapendo che la sua squadra darà tutto, darà fondo a tutte le sue forze per portarla a casa. Ragazzi, e questo è fondamentale. Questo è fondamentale perché è quello su cui deve vivere un tifoso, il fatto che i suoi giocatori, la sua squadra diano sempre più del 100% e questo Milan lo sta facendo in ogni situazione, anche quando le cose non sono andate per il verso giusto. Questo Milan, questa squadra ha sempre dato tutto e ne siamo consapevoli ed è per quello che affrontiamo le cose in questa maniera. Dicevo, ieri sono stato al telefono con Giovanni, che saluto, con tante persone, non solo con Giovanni, per capire se questa richiesta di Leao avesse sia concreta. Nessuno mi ha dato un minimo di concretezza rispetto a questa richiesta. Vi assicuro che Rafa Leão è ben consapevole di avere un valore uguale a quello dei suoi compagni di squadra. Rafa Leão sta facendo molto bene, ma dal tempo che è al Milan non ha ancora dimostrato nulla, ha ancora tanto da farci vedere. Lo sta facendo. È un ragazzo che sicuramente merita un adeguamento, ma siamo ancora lontani per parlare di certe cifre. Un giocatore che parla di certe cifre deve portare delle vittorie. Con le vittorie si alzeranno gli stipendi e i giocatori sanno che in questo momento il tetto ingaggio per i migliori è di 4 milioni e mezzo. Rafa Leão ne è ben consapevole. Theo Hernandez, che è uno dei più importanti della squadra, per il suo apporto che dà fin dal giorno che è arrivato. Perché attenzione, Rafa Leão è un giocatore che quest'anno ci sta facendo vedere cose grandiose, ma Theo Hernandez lo fa dal primo giorno. Theo Hernandez, dal primo giorno che è arrivato a Milanello, ha fatto quello che sta facendo anche in questo momento e merita ogni spicciolo dato dalla società. Qualcuno mi ha scritto: "Ah, Tringa, tutti contenti per il rinnovo di Theo, ma non è che è uno specchietto per la Lodole? Che la società, se arriva una richiesta da 55 milioni, te lo vende." Allora ragazzi, probabilmente neanche con le evidenze riuscite a ragionare nella maniera giusta. La società già oggi ha rinunciato a offerte Monster per Theo Hernandez. Le ha rifiutate la società, le ha rifiutate il giocatore.
richieste di molto superiori a 55 milioni, perché il PSG offre una cifra fra i 65 e i 70 milioni per il giocatore. Quindi, quando scrivete certe cose, prima cosa ragionateci, seconda cosa parlate con cognizione di causa e terza cosa, ragazzi, veramente state diventando pesanti, state diventando stucchevoli e state diventando di un banale che la metà basta. Io penso che questa proprietà abbia dato tutte le dimostrazioni che un tifoso chiedeva. Questa proprietà è una proprietà solida, è una proprietà che pensa sia alla parte economica, ma ha un occhio di riguardo al campo. Quindi, se a voi poi vi piace rompere i coglioni, scusatemi il francesismo, se vi piace rompere i coglioni, il Tringa non vi darà più risposte, perché il Tringa si mette a discutere con persone intelligenti, con chi dimostra di non essere intelligente per partito preso. Il Tringa da oggi smette di parlare. Questo è garantito. Theo Hernandez rinnova con ancora 2 anni di contratto. Quindi, ragazzi, state dicendo stronzate. Veniamo alla partita. Marco Giampaolo ha parlato, ha fatto anche lui la sua conferenza ieri e dice che gli obiettivi anche per la Sampdoria sono molto importanti, quindi non sempre il favore del pronostico deve essere rispettato. Caro Giampaolo, adesso io ti posso anche voler bene e ti posso anche rispettare, perché comunque sei un buon allenatore che ha avuto un problema al Milan, ma che comunque ha dimostrato di essere un gran conoscitore del calcio, di far giocare bene le sue squadre e di essere una squadra, di aver reso la Sampdoria una squadra problematica da affrontare. Però oggi, Giampaolo, solo un miracolo ti può far fare risultato col Milan. Un Milan che corre sulle ali dell'entusiasmo. Ragazzi, questo non lo dico per prepotenza o perché voglio buttare le mani avanti. Anzi, io vi dico questa cosa perché sono consapevole della forza della mia squadra. La partita con la Sampdoria sarà molto difficile. Guai prenderla sotto gamba. Ma se il Milan non sbaglia questo discorso di rischiare di prendere sotto gamba questa partita, ragazzi, non ce n'è di partita. È una partita che il Milan, se gioca da Milan, può vincere tranquillamente. Perché come diceva ieri sera Mario, ieri c'è stata una cartina di tornasole, una cartina di tornasole data dalla Lazio. La Lazio ieri ha fatto un'ottima partita col Bologna. Ha dimostrato di essere una squadra che sta vivendo un buonissimo momento. Una squadra che dal Milan in Coppa Italia è stata completamente narcotizzata, annichilita nell'arco dei 90 minuti. Questo Milan oggi, per il suo modo di giocare, per la sua prepotenza, per la sua voglia di vincere, per l'entusiasmo che ha, mette in condizioni di non giocare tutte le squadre che stanno anche vivendo dei momenti positivi come la Lazio. Quindi, se qualcuno ha sminuito la partita con la Lazio dicendo: ah, il Milan vince con la schiacciasassi su una squadra inguardabile. Ecco, ragazzi, la partita di ieri col Bologna della Lazio vi dimostra che anche lì parlate sempre per partito preso, sempre perché bisogna sminuire quello che fa il Milan, anche se a noi ci va bene così, perché voi dite che non vi facciamo paura. Intanto il fatto di dire che non vi facciamo paura è il primo sintomo della vostra debolezza. Il fatto di non preoccuparvi del Milan è il primo sintomo che fa capire che voi vi state preoccupando e avete il peperone dentro il culo nei confronti del Milan. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di cose. La formazione, ragazzi, più o meno si sta sviluppando quello che dicevamo ieri sera. Probabilmente Florenzi sarà a sinistra e Davide Calabria a destra. Mi sembrava strano che qualcuno dicesse che Davide Calabria potesse giocare sulla destra. Però vediamo quando scenderanno le formazioni in campo, anche perché non manca tantissimo.
Ed è il mio problema, per cui non vorrei andare all'ospedale, perché sono sicuro che poi rischio di dover fare le cose di corsa. Preferirei andare all'ospedale e poi andare allo stadio e poi mettermi e poi andare all'ospedale. Ma anche Pietro e Mario stamattina mi chiamano e mi dicono: Tringa, vai all'ospedale a farti vedere la mano, che c'hai la mano conciata da buttare via. Adesso vediamo, quando c'è il Milan, prima c'è il Milan, poi si pensa a tutto il resto. Anche se vi devo dire, ragazzi, che la mano è veramente, e lo si vede dalla differenza delle due mani, la mano è veramente messa male, 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 si sta gonfiando sempre di più, lo scalino che c'è sull'attaccamento del dito alla mano è veramente è doloroso, è grosso e soprattutto è dolorosissimo, mi sta male della Madonna. Vabbè, comunque, allora abbiamo detto Florenzi e Davide Calabria. I due centrali dovrebbero essere Romagnoli e Fitto Mori nei primi 45 minuti. Sicuramente Tomori non farà tutti i 90 minuti, quindi Kalulu è pronto a subentrare. Centrocampo, se ieri davo che sì davanti a Messias, stamattina viene fuori che Messias è davanti, scusatemi, Bennacer è davanti a che sì. Quindi il centrocampo che potrebbe vedere Tonali, Bennacer. Scusate, ma veramente sono molto offuscato dal dolore. Stamattina riesco a parlare, ma sto sudando per il male che mi fa la mano. Tre quarti, Messias davanti a Selemakers, quindi Messias, Brahim Diaz, Leao davanti, Oliviero, il bomber vero, il nuovo Oliviero bomber vero, perché Oliviero l'originale lo sappiamo tutti. Allora, ragazzi, una partita, come dicevamo, importante, però voglio andare a parlarvi di una cosa che stavo leggendo su OneFootball stamattina. Allora, la distorsione che i media riescono a dare delle cose. Allora, oggi l'Inter è in perdita, ha chiuso il bilancio della scorsa stagione a meno 245. È vero, l'Inter ha venduto Lukaku, ha venduto Hakimi e ha preso dei soldi. Però ragazzi, capite bene che le plusvalenze vanno a coprire dei debiti che l'Inter ha oltre i 245 milioni di passivo di bilancio. Perché l'Inter continua a fare aumenti di capitale che fa tramite bond. Quindi sono debiti che l'Inter ha con le banche. Quindi capite bene che un giornalista che scrive che l'Inter nell'ultimo trimestre respira, sta probabilmente cercando, indirizzato da qualcuno, di far star tranquilli i propri tifosi, i tifosi di una squadra che oltretutto è in difficoltà sul campo e lo sta dimostrando. Però io penso che un tifoso, una persona, non un tifoso, una persona intelligente capisca bene che una squadra come l'Inter non sta respirando per niente a livello economico, probabilmente respirerà perché si vuole credere che questi 3 mesi siano migliori rispetto a quelli precedenti. Ma ragazzi, 245 meno 150 più 150 fa comunque 245. Un bambino che usa i regoli, come si chiamano quei quadrati, quei rettangolini, i regoli si chiamano. Io per me i regoli sono un'altra cosa, però una cosa che un bambino che usa i regoli capisce che vi sta raccontando una cazzata. Il giornalista, chiaramente, una cazzata dettata da chi prova a far star tranquilli i suoi tifosi. Interisti, avete poco da star tranquilli, sia sul campo che fuori dal campo. Questo non è un appunto che faccio ai tifosi dell'Inter, è un appunto che faccio alla classe mediatica, non ai tifosi dell'Inter. I tifosi dell'Inter facciano quello che vogliono, non è un mio problema. Però dico a quei ragazzi che magari seguono questo canale, che non sto dice e non sto dicendo una cosa contro l'Inter, sto dicendo semplicemente una cosa per chi è tifoso e sto cercando di aprire gli occhi a chi è tifoso anche di un'altra squadra. Ragazzi, la classe mediatica, come mi lamento io di quello che dice? È giusto che si lamentino anche chi tifa altre squadre. Oggi i media distorcono la realtà. E noi tifosi siamo i primi ad essere presi per il culo. Non facciamoci prendere per il culo e non fatevi prendere anche per il culo da tutti quei tifosi YouTuber che si mettono a commentare queste notizie senza capire che sono delle minchiate. Perché io sono sicuro che oggi i vari
fonti delle fonti, quella gente lì, vi diranno che questa notizia è una notizia importante, una notizia vera, ma non è reale quello che vi stanno dicendo. Anche loro vi stanno prendendo per il culo per cercare di addolcirvi un po' la supposta. La supposta oggi vostra è una sola. Vorrei dirvi che siete una squadra di merda, però siccome sto facendo un discorso serio, ve lo dico in un'altra maniera che siete una squadra di merda, ve lo dico un po' con un po' più di aplomb. Il discorso vostro di oggi è questo, che siete una squadra in crisi sul campo e in crisi a livello economico. E chi vi ha portato a questi livelli è proprio quel dirigente che voi tanto osannate, ovvero Beppe Marotta. Attenzione che Beppe Marotta è quel dirigente che ha rischiato, che è stato mandato via dalla Juve perché rischiava di portarla sull'orlo del precipizio, proprio con i suoi tanti acquisti, senza, solo così, solo perché c'ha i soldi in tasca. Beppe Marotta, in un incontro, in una convention fatta pochi giorni fa, questo è un discorso che fa Franco Ordine, dice che le società in un futuro metteranno il bilancio davanti ai risultati sportivi. Beh, a quanto pare Beppe Marotta dice ma non fa, perché oggi quello che stanno facendo le merde è tutto il contrario. Provano a fare gli all-in, un all-in che se per caso in questa stagione non vi riesce, vi metterà veramente in crisi finanziaria importante, vi metterà veramente in una crisi finanziaria importante, perché attenzione, voi per salvarvi un pochettino dovete sperare di passare il turno in Champions League contro il Liverpool. E voglio proprio vedervi passare il turno in Champions League con il Liverpool. Ragazzi, ve lo ripeto, io vi sto semplicemente dicendo una cosa e lo sto dicendo anche soprattutto ai tifosi del Milan. Ragazzi, smettiamo di dare credito alla classe mediatica perché ci prende per il culo. Punto e basta. Ragazzi, il video finisce qui. Vado in ospedale a farmi vedere la mano perché sto facendo i salti dal dolore. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore rosso e nero. Vi do gli orari durante la mattinata per il post partita e via dicendo. Vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore rosso e nero. Ciao e sempre forza Milan, sempre contro tutto e contro tutti.